Questo fatto di essere sempre collegati oppure di aver sempre bisogno del supporto tecnologico per vivere davvero una cosa, cioè io vado a vedere un posto bellissimo, la prima cosa che penso è lo fotografo, perché se no non mi appartiene e non lo posso comunicare agli altri. Una volta questa cosa non c'era, cioè tu te lo imprimevi nella mente, negli occhi, nell'emozione, nel cuore e poi lo raccontavi, no? Ed era una cosa che apparentemente era più tua, invece adesso è qualcosa che ti priva di... Io sono rispetto a voi di una generazione più grande. Però le foto delle vacanze c'erano, cioè nel senso io mi ricordo l'incubo delle foto di quando si tornava dalle vacanze e non c'erano, avevamo le e non diapositive, c'erano che era comunque i social, peggio. quindi la passione per poter immortalare, poterlo rivedere così com'è, è la base di, non so, di qualunque Sì. rappresentazione, la possibilità di poter rivivere quel momento ha comunque sempre avuto un impatto molto molto grande. Appunto, magari è interessante vedere, cioè, cosa vada a riprendere delle nostre vecchie tendenze, delle nostre magari aspirazioni a mantenere il momento, ma anche appunto, ad esempio, magari parlando appunto del rapporto con la morte, queste cose qua, cosa va a fare, vedere il fatto che il profilo di una persona, le parole di una persona rimangono lì, ad esempio. Penso che il motivo di fondo sia che poi dopo c'è un secondo momento di condivisione. Ciò che emerge è il bisogno degli altri con cui vuoi condividere l'esperienza. Secondo me è questo che su cui bisogna capire, che come si qualifica il bisogno degli altri che emerge dall'idea della condivisione, della moltiplicazione nel tempo dell'esperienza che ognuno di noi fa. Infatti, da qualche anno c'è un campo di studi specifico, soprattutto in America, nel mondo anglosassone, che si chiama Digital Liveness, cioè uno studio di come è cambiato il concetto di esperienza dal vivo col digitale. E già una cosa interessante è tener conto che noi parliamo di esperienza dal vivo soltanto da quando è stata inventata la radio. Prima della radio, il concetto di dover specificare che questa è un'esperienza dal vivo o in differita non c'era, perché era solo quella. E quindi è già interessante il fatto che quando noi, prima di arrivare alle tecnologie digitali odierne, comunque abbiamo cominciato a imparare a renderci conto che l'esperienza dal vivo oggi può avere tantissimi significati. Un concerto dal vivo è quello in cui io sono all'interno del luogo, all'ora X ci si è dati appuntamento con le altre persone, siamo lì, ma anche quello che vedo in televisione che Che viene è registrato, trasmesso dal concerto dal vivo del tal musicista, e anche quella è un'esperienza dal vivo, anche se sono a casa. Uno dei primi interrogativi su cosa fosse la valenza dal vivo era la benedizione Urbi et Orbi con l'avvento della televisione del Papa, l'efficacia performativa del gesto della benedizione è valida anche attraverso il canale cattolici della televisione. Ci fu un dibattito. In fondo, il fatto che oggi con le tecnologie digitali si tenda a spostare, a pensare anche a una condivisione posteriore, per non postuma, però comunque successiva all'evento, non necessariamente implica che venga appunto meno la condivisione, perché di fatto un evento può essere pensato per chi era in quel posto, in quel momento, ma anche per tutti quelli che dopo ne fanno uso, e non è che fanno un'esperienza. Sì, ovviamente la presenza fisica implica un coinvolgimento di tutti i sensi, è un'esperienza molto più appunto immersiva, ecco, usiamo questo termine. E lo abbiamo visto, per esempio, se ne è parlato parecchio durante la pandemia con i funerali in streaming. I funerali in streaming hanno permesso di mettere, di almeno di avere un surrogato di funerale, e quindi di essere presente a una funzione a cui non si poteva partecipare di persona, è stata una specie di cerotto, potremmo dire, ma certo non sostituiva la situazione in cui la persona che ha patito il lutto è nel luogo specifico, sente determinati odori, determinate parole, tocca la bara, è ovvio che quell'esperienza lì è completamente diversa. E quindi anche il punto di dire positivo dell'esperienza a distanza, dal mio punto di vista, io sono aperto, molto aperto da questo punto di vista, però non nego la differenza per ritrovarmi a fare una esperienza in cui sono immerso, dove completamente e coinvolgo tutti i sensi, è certamente diversa da
da un'esperienza dove è coinvolto soltanto il senso della vista, oppure se usi la realtà virtuale magari si riesce a riprodurre anche un altro tipo di senso, è certamente un'esperienza diversa. Ciò non toglie che quella cosa lì può essere un in più, può comunque offrire qualche cosa. Una cosa di cui parlavo con gli studenti in questi giorni, e poi mi taccio, i tanti esperimenti che vengono fatti nelle case di cura per anziani in tutto il mondo, anche in Italia, con la realtà virtuale, in cui si prova a immergere le persone anziane in delle riproduzioni molto veritiere di luoghi fisici, che possono essere luoghi naturali come delle città. E questa cosa, al di là che stanno facendo questo esperimento per vedere se può essere utile per curare l'Alzheimer o comunque per riuscire a creare una specie di palestra del ricordo, e lì ci sono appunto risultati più vari, alcuni si trovano dei miglioramenti, altri meno, però certamente quell'esperienza immersiva è un'esperienza molto più piena, quella in cui è immobile ma è immersa col visore in una realtà riprodotta, che quella materiale in cui le uniche cose che fa è passare dal letto alla televisione. Quindi dilata la sua, sì, la sua realtà. In esatto, le reazioni degli anziani sottoposti a questo tipo di situazione sono reazioni estremamente coinvolte, perché questa immersione in dei luoghi registrati è talmente veritiera che da loro l'impressione di essere in quel luogo. E anche se si tratta sicuramente di una finzione, non è l'esperienza piena, però è un'esperienza migliore rispetto all'esperienza invece vivida che stanno vivendo all'interno di una casa di cura, dove veramente possono fare veramente molto poco. Questa cosa è interessante che riportava sulla diretta televisiva del rituale, diciamo, del Papa, ed è un discorso interessante che mi riporta a proprio questa dimensione, secondo me, tra la tecnologia e la ritualità. Io ho la sensazione che la presenza continua di questi aggeggi fanno assolutamente la differenza. La differenza che io sento nel momento in cui questa cosa è già solo girata verso di loro, e tutta quando si sta inquadrando, è una presenza assolutamente invasiva. Il fatto che noi in qualsiasi situazione di tipo pubblico ormai siamo costantemente accompagnati da questi, diciamo, device che non tanto guardiamo ma ci guardano, questo secondo me è la differenza, è un cambiamento che io trovo enorme. Cioè io lo definirei come una perdita proprio ontologica, cioè dell'essere, dove per me l'essere è molto collegato alla presenza, a dell'essere qui e adesso. E questo secondo me è una cosa che anche, cioè, mi è capitato di ricollegare, no, leggendo certe cose legate anche alla scienza, cioè esiste un principio che è il principio di Heisenberg, quello sull'osservazione, credo, no? Credo, principio però, di indeterminazione. Banalmente, se tu entri in un campo osservando, tu, come dire, inevitabilmente la quantistica ci insegna che c'è proprio una variazione. Ma diciamo, la deforma, chiaramente. Ma questo è quello che succede continuamente, in maniera continua e perpetua, in quello che stiamo vivendo quotidianamente. Cioè, pensate per esempio anche solo a sto giochino che stiamo facendo, cioè tutta la discussione di stasera, se non ci fosse questo strumento, se non ci fosse quello schermo, se non ci fosse quelle camere, voi pensate che sarebbe lo stesso, che avverrebbe negli stessi termini, che i flussi di pensiero potrebbero arrivare nella stessa modalità, che l'essere, diciamo così, la presenza, l'essere di qua insieme sarebbe lo stesso. Io credo che siamo di fronte a una smaterializzazione, a me piace definirla come un passaggio dall'analogico al digitale, quindi è una digitalizzazione del sociale in generale, dell'essere, una digitalizzazione dell'essere, quindi una perdita ontologica da questo punto di vista. E perché? Perché ci sono tradizioni sciamaniche, per esempio, ci sono persone che hanno voluto registrare per esempio dei rituali, dove loro hanno detto: potete filmarli, ma noi facciamo una cosa che non è il rituale vero. Finta. Cioè, come se ci fosse un misterico, un rapporto, diciamo, ontologico con un accadimento che nel rituale, secondo me, è per essenza, diciamo così, l'essere che accade ad un livello di manifestazione piena, che in qualche modo non può interagire con quello che è, secondo me, è la registrazione, la riproduzione. È quello che forse, io non mi ricordo, chi parlava di Benjamin? Opera d'arte, la religione, c'è l'aura, cioè c'è qualcosa che... però per Benjamin, ecco, era un bene che venisse, certo, distrutta l'aura, io invece direi democratizzazione. Invece io direi che in questa eccessiva democratizzazione
delle tecnologie, dei social, che stiamo vedendo tra l'altro dove porta poi la vera democrazia, diciamo così, poi questo sarebbe un altro discorso, no? Cioè come poi questo meccanismo sta in realtà, che è partito come l'apoteosi della democrazia, perché la rete è stata questa e si sta in qualche modo invece convertendo invece nella civiltà della sorveglianza, perché cioè, non siamo più di fronte a un mezzo di trasmissione dell'espressività, ma a un mezzo di estrazione. Quindi sono tecnologie assolutamente che vanno conosciute, studiate e approfondite, e oggi, nel momento in cui noi questa cosa funziona, quanto CO2 produciamo, quanto stanno facendo i server, cioè c'è una logica proprio del capitalismo selvaggio che comunque supporta tutta questa rete, questa infrastruttura, cioè è l'apoteosi dell'estrattività, di una logica estrattiva. E io da questo punto di vista oggi sono sempre di più su questa riflessione. Ho fatto un po' lunga, un po' apocalittica rispetto agli integrati, chiaramente, però era giusto per lanciare la provocazione. Certo. Allora, nel mettermi in luce delle ovvie problematicità, non sono particolarmente d'accordo su questa cosa, ma sotto tanti punti di vista, perché poi le cose sono molto, ci sono molte sfaccettature. Prendiamo per esempio il punto di vista sanitario. Oggi la famosa interoperabilità dei dati, oggi è uno dei termini che vengono più ripetuti, quello dell'interoperabilità dei dati che produciamo, sta permettendo degli sviluppi nel campo medico che non hanno fondamentalmente precedenti. Una cosa su cui si sta lavorando tantissimo sono i cosiddetti digital twins, che sono i doppi digitali delle persone, su cui per esempio i medici operano o sperimentano cure che poi convertono sui corpi, e quindi evitano fondamentalmente di compiere tutta una serie di operazioni anche molto dolorose attraverso degli strumenti sempre più perfetti. E nell'ambito sanitario, per esempio, l'uso dell'intelligenza artificiale per prevenire per esempio i tumori, quelle sono innovazioni importanti e significative. Per quanto riguarda il rapporto con la presenza, certo, io per primo sottolineo una differenza, e l'abbiamo visto anche, ripeto, con la pandemia, una differenza tra le esperienze dove sono coinvolti tutti i sensi, dove c'è il corpo, anche in un'occasione come questa, ed è ovvio che questa differenza c'è. Ci sono anche a livello, secondo me, a livello creativo, è molto interessante questa sorta di sovrapposizione di multipresenze. Adesso una cosa che mi è tornata in mente più volte mentre si parlava, un testo che ho letto recentemente, che menziono anche nel mio libro ultimo, Italo Calvino aveva scritto nel 1977 un breve articolo per il Corriere della Sera che si intitolava Prima che tu dica pronto, in cui esaltava la distanza, i rapporti a distanza. Poi vabbè, Calvino con il suo stile poetico era tutto costruito, questo racconto, sulla noiosità delle relazioni di coppia in presenza, e queste coppie che poi si allontanavano e comunicavano a distanza, emergeva quella sorta di passione che era venuta meno in presenza, tanto che lui in maniera enfatica a un certo momento dice: vorrei fondamentalmente diventare, immergermi, adesso non mi ricordo esattamente, nella rete telefonica e copulare con tutto il mondo attraverso questa rete. Dava questa visione un po' enfatica, sostenendo che la distanza è l'ordito che regge la trama di ogni rapporto. A me piaceva molto questa cosa. E concludeva però dall'altra parte, questo è anche interessante, dicendo che alla fine questa distanza creata dalle tecnologie, lui faceva riferimento al telefono, ci può anche spingere poi nella direzione in cui esistono poi solo le reti che mettono in comunicazione, e non è detto che ci siano più le persone che comunicano attraverso le reti. E anche questa conclusione, che in qualche modo si contrapponeva alla positività espressa prima, la trovo molto interessante su un piano appunto creativo, perché poi questa, io non la chiamo smaterializzazione, ma si può parlare di una specie di trasformazione di noi stessi in dei fantasmi che comunicano. È uno strumento che può in un certo qual modo, se utilizzato bene, anche incentivare e nutrire delle nostre capacità creative. Quindi io ci vedo molto di più un'espansione della presenza, un'espansione della creatività. Poi quello che sottolinei tu, per esempio, delle tecnologie della sorveglianza, del fatto che del maggiore controllo, e anche del fatto che dietro a questi strumenti ci sono determinate società che ovviamente
ne monopolizzano l'uso e che quindi anche stabiliscono le sorti politiche dei paesi. Questo è sicuramente un problema enorme su cui occorre lavorare, questo è certamente un limite. E anche l'aspetto ecologico è certamente un problema, perché noi ci stiamo sempre spingendo oltre, ma questi strumenti necessitano di tubi che permettono a noi di accedere alla rete, e questa quantità di tubi ovviamente creano un serio problema di natura ecologica. Però secondo me, di nuovo, vanno viste queste tecnologie senza cadere in una contrapposizione rigida tra sì e no, ma in una visione molto più articolata che tenga conto di aspetti negativi su cui occorre lavorare e di aspetti positivi che andrebbero maggiormente incentivati. E aggiungo anche, mentre facevi riferimento politico, che io francamente, anche pensando alla storia politica del nostro paese, non mi pare che la politica precedente all'epoca delle tecnologie digitali fosse migliore di quella odierna. Poi ognuno ha le sue idee politiche, però mi pare di non aver visto questa grande differenza qualitativa tra epoche dove c'erano altri strumenti. Ma nel discorso dell'omologazione stessa, sì, cioè non direi che proprio fino agli anni 20 che non c'era proprio l'internet, non è che fosse molto... Ma no, meno pericoloso anche in termini magari di omologazione o di regimentazione.